Si è tenuto a Castellabate, in Villa Matarazzo, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, l'evento Sala d'Attesa, la resilienza dell'ecoturismo. Un talk show condotto dal giornalista Rai Ettore De Lorenzo, che ha avuto come ospite d'eccezione Giobbe Covatta. Tra gli interventi il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri. Ringrazio perché è la prima iniziativa in presenza alla quale io partecipo che c'è qui a Castellabate, grazie. E noi ne siamo molto orgogliosi, sindaco. E tante altre personalità che operano ed investono nel segno dell'ecoturismo. Con Giobbe Covatta, che è ospite d'eccellenza ed eccezione qui in Villa Matarazzo a Castellabate. Vorrei una definizione di ecoturismo da parte di Giobbe Covatta. Ecoturismo è facile, non è una cosa complicata. Nel senso che si definisce intanto sostenibilità. Che cos'è la sostenibilità? La sostenibilità è quando si consuma e si restituisce sotto forma di monnezza meno di quello che il pianeta o il posto o il mare o quello che sia è capace di rigenerare e meno di quello che il pianeta, il posto eccetera eccetera è capace di riassorbire sotto forma di monnezza. Detto questo, quando si rispettano questi parametri, siamo nel mondo dell'ecoturismo. Quando questi parametri non si rispettano, nel senso uno va a mare, piglia munnezza da tutte parti, eccetera, eccetera, e allora non è più ecoturismo. E Giobbe Covatta che tipo di turista è? Immagino di rispettare quelli che siano i miei... le mie intenzioni, le mie idee. Detto questo, poi diventa sempre complicato. Io ho delle esperienze piuttosto lunghe, nel senso, nel tempo, si perdono nella notte dei tempi, perché è dal 94 che io continuo ad andare in giro per l'Africa, e non soltanto per turismo ovviamente, ma anche per turismo. Ma ogni volta che si va da qualche parte, ogni volta che io vado da qualche parte e faccio qualche cosa, la domanda che mi pongo è: che danni sto facendo? Che tipo di danni sto provocando? Perché, come diceva il vecchio, chi era? Renaud Peugeot, sai, non lo ricordo, comunque uno di quelli, dice: le soluzioni di oggi sono i problemi del domani. E fino a mo è stato così, per cui bisognerà trovare una soluzione che poi domani non diventi necessariamente un problema, ma che continui a essere utilizzabile, come, non dico come soluzione, ma come sistema quantomeno. No, poi si passa dall'emergenza e quindi dalla ricerca di soluzioni prima o poi a uno standard, e se quello standard riesce a essere sostenibile, allora non c'è più bisogno di trovare soluzioni, perché non c'è più l'emergenza. Volevo soltanto chiederle in più se era già venuto a Castellabate o se era la prima volta che veniva qui. No, io sono venuto spesso a Castellabate, no, mi è capitato più di una volta di venire a Castellabate, mi è capitato più di una volta di venire proprio nel Cilento. No, mi ci vengo, non solo mi è capitato, ma ci vengo anche molto volentieri. Mi piace pure, insomma. Cazzarola, sì. Sono stato obbligato a dire saluti da Castellammare, il luogo dell'incanto, perché c'è l'ufficio stampa di Castellabate che ha detto: io non me ne vado se tu non dici prima sta cosa. L'ufficio stampa di Castellabate gli ha detto Castellammare, sicuro? Ho detto Castellammare, mannaggia, non mi sono sbagliato. Perché mi licenziano, se no! Mi sono sbagliato, volevo dire Castellabate.